Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica e dell'ingiuria diretta, insomma, della blasfemia in senso stretto rivolta al nome di Dio, della Madonna e dei Santi. Ma vedremo questa sera, anche con l'aiuto delle splendide pagine a riguardo del Catechismo della Chiesa Cattolica, che il secondo comandamento dilata gli orizzonti in maniera molto più ampia. Non si tratta soltanto della bestemmia, ecco, nemmeno soltanto quella, diciamo così, tipica espressione, peraltro, di trivialità e maleducazione veramente elevate, no? Anche se attenuate a volte, come dire, dal contesto culturale, sociale, ambientale, insomma, in cui si prende questo brutto vizio. Però appunto gli ambiti sono molto più ampi, molto più dilatati, appunto. Allora, fondamentalmente, stasera siamo partiti proprio in quarta, quindi perché è un argomento vincente e variegato, ecco, per cui speriamo, adesso non lo so se riuscirò a trattarlo in una puntata. La regola è sempre che non ci abbiamo fretta, insomma, perché è meglio fare poco ma bene piuttosto che fare troppo ma meno bene. Allora, ripeto, mi aiuto anche un pochino con dei passaggi bellissimi del Catechismo della Chiesa Cattolica, che spiega anzitutto che questo comandamento prescrive di rispettare il nome del Signore, cioè la parola d'ordine per la comprensione del secondo comandamento e anche della sua sfera dilatata è rispetto. Io non vorrei fare un intervento, diciamo, molto molto retorico. Ci sono state anche canzoni di qualche cantautore, insomma, che andavano dicendo che non c'è più rispetto nel nostro mondo contemporaneo. Però che non ci sia più rispetto per niente e per nessuno, e meno che mai, spesso e volentieri, per Dio e per il suo mondo, è un dato di fatto, penso, difficilmente contestabile oggi. Ed è una cosa brutta, è una cosa proprio brutta. E ritengo personalmente, insomma, alla luce della mia età che va avanti nel tempo, insomma, e anche dell'esperienza, di alcune, diciamo così, sensibilità acquisite nel corso del tempo, che una persona che ha fatto un significativo cammino di fede lo si vede da questa grandissima interiorizzazione del rispetto, che certamente parte da Dio, dal suo nome e dal suo mondo, e si dilata però poi, evidentemente, sulle immagini di Dio. Non per nulla un particolare significativo del Catechismo della Chiesa Cattolica che, terminato l'esame del nome di Dio, il nome del Signore è santo e non va pronunciato invano, conclude la sezione dedicata a questo articolo con un riferimento al nostro nome, al nome cristiano, quasi a porre una bellissima e quanto mai opportuna relazione tra la maturazione della sensibilità e quindi della riverenza dovuta verso Dio, il suo nome, il suo mondo, che sbocca necessariamente ad una sensibilizzazione, quindi ad un'attenzione al nome di ogni cristiano e per dilatazione al nome di ogni essere umano e per dilatazione ulteriore ad ogni creatura che Dio ha fatto, che ne porta l'immagine. Proprio oggi, chi è stato alla Santa Messa avrà sentito, oggi comincia la lettura del libro della Genesi, adesso a prescindere evidentemente dal linguaggio da decodificare, così come tornando alla terminologia simbolica, i 7 giorni, eccetera. Il messaggio fondamentale dei primi capitoli del libro della Genesi è questo: che tutto ciò che è viene da Dio, da un suo atto creativo, ne porta l'impronta, ne veicola l'amore, ne veicola un messaggio e quindi va rispettato.
Pensiamo a quanto è attuale oggi il tema dell'ambiente, dell'ecologia, anche il Papa ci ha scritto delle bellissime cose al riguardo, ma per noi figli di Dio, noi dovremmo essere, mia opinione personale, come dire, i maestri assoluti come dire, dell'ecologismo e del rispetto del creato, perché abbiamo delle motivazioni che vanno oltre anche, come dire, tutta quanta l'attenzione, la cura, la dimensione scientifica, tutto quello che noi vogliamo, che l'ambiente, come dire, scientifico, appunto, che si preoccupa delle mutazioni climatiche, del surriscaldamento, dell'inquinamento, focalizza e identifica. Per noi c'è qualcosa di più, ma questo è tutto quanto un processo che è collegato. Se tu interiorizzi il rispetto dovuto a Dio e al suo nome e poi a ciò che ha a che fare con lui, quindi vedremo i luoghi sacri, le persone sacre consacrate, i cristiani, i battezzati, andiamo, gli esseri umani in quanto immagini di Dio e tutto il creato in quanto creature, la vita diventa un'altra cosa, diventa. Quindi questo comandamento che sembra, dice, vabbè, secondo comandamento che devi dire? Non si deve bestemmiare, se bestemmi è un peccato mortale, lo dice pure il Catechismo della Chiesa Cattolica, fine del discorso. No, il discorso è molto più bello ed è molto più ampio. Ora, il nome del Signore è Santo, dice la Sacra Scrittura. Santo, santo in ebraico, sappiamo che Kadosh, santo significa separato, nel senso separato vuol dire che appartiene ad una dimensione che è altra rispetto alla nostra, che è trascendente. E quando Dio rivela il suo nome a Mosè, rivela appunto la sua trascendenza, perché il nome di Dio, io sono colui che sono, libro dell'Esodo, l'episodio del roveto ardente, non è altro che l'affermazione della trascendenza di Dio, del suo essere prima e oltre ogni cosa che è. Filosoficamente, anche se questa è una cosa che può risultare complicata a qualcuno, io sono colui che sono, si traduce filosoficamente, io sono l'essere, quell'essere da cui è partita la storia della filosofia con Talete, no? Con l'acqua di Talete. Oppure, non solo io sono l'essere, ma io sono l'essere per essenza, cioè la mia essenza è essere, Dio è colui che è. Si dice nel Catechismo di San Pio X, è sempre stato e sempre sarà. Non ha un inizio, non ha una fine. È l'autore di tutto, ma trascende tutto ciò che ha creato infinitamente. Tutto parla di lui, ma lui è oltre tutto ciò che di lui parla. Ampiamente oltre, d'accordo? Persino la creatura che più di tutte parla di Dio, cioè che è la Madonna, che è proprio come dire la Cristofora o la Teofora, se preferiamo, per antonomasia, perché tutte le perfezioni possibili e immaginabili Dio le ha concentrate dentro questa creatura. Quindi se uno sta a contatto con la Madonna entra nel mondo di Dio, ma lui, quello che lui è, supera infinitamente. La Madonna non si offende di questa cosa, perché sa che la verità supera infinitamente tutto ciò che la Madonna è, non c'è proprio assolutamente, come dire, nessuna possibilità di paragone. Quindi il nome del Signore è santo e l'uomo non può e non deve abusarne in tutte quante le modalità con cui questo abuso, vedremo, si realizza. Anzi, lo deve custodire nella memoria, in un silenzio pieno di adorazione, piena d'amore. E sto citando il Catechismo, non lo inserirà tra le sue parole se non per benedirlo, lodarlo e glorificarlo. Quando è che possiamo nominare Dio, nominare Gesù Cristo, nominare la Madonna, nominare qualche santo? Se dobbiamo benedirli, lodarli, e questo vale per Dio solo, non per i santi e per la Madonna, glorificarlo. Quindi, o per parlare a lui, o per parlare bene di lui, parlare con lui o parlare di lui, ma
in senso buono. Ecco, se uno avesse già presente questo, già ci sarebbero molte, penso che tutti quanti sappiate, no? E in ebraico, che è anche il grande equivoco poi, vabbè, adesso non voglio entrare troppo dettagliatamente in questo argomento che diventa molto molto tecnico, no? E gli ebrei hanno una tale riverenza proprio per il nome di Dio, quello rivelato a Mosè, che tutti quanti penso che sappiamo, no? Io sono colui che sono, in ebraico io sono Yahweh, il sacro tetagramma, no? Lo Yod, la He, la Vav e la He, le quattro radicali che compongono il nome di Dio. Penso che tutti quanti sappiamo che, se non lo sappiamo lo ricordo, che quando gli ebrei leggono nella Sacra Scrittura il sacro tetagramma, quindi il nome di Dio, non lo pronunciano. La pronuncia e la vocalizzazione corretta di quel tetragramma sarebbe Yahweh in ebraico. Ma loro pronunciano Adonai. Per cui la vocalizzazione, che è impossibile che ci sia, adesso questo è, diventerebbe, dovrei fare una lezione di grammatica ebraica, insomma, per spiegarlo, per cui quando parlo di queste cose dico datemi la fiducia, se no bisogna andare da un professore di ebraico a farsene spiegare queste cose qui, no? La vocalizzazione che è stata messa sotto il sacro tetagramma toglie le vocali da Adonai, Ado, vedete? Che quindi diventa Jehovah, perché la I alla fine non ci può stare, la A diventa O, quindi non Yahweh ma Yeho, e sotto la Yod iniziale ci va lo Sheva, che è una piccola E. Per cui se uno leggesse quello che c'è scritto, dovrebbe leggere Jehovah. Capiamo, no? Che traslitterato in italiano è Geova, ma non è il nome di Dio Geova. Questo equivoco nasce dal fatto che per il sommo rispetto che la tradizione ebraica ha per il nome di Dio, ha messo sotto il sacro tetagramma le vocali di Adonai, perché quando nella Sacra Scrittura si incontra il nome di Dio, si deve dire Adonai, che è un sinonimo che significa Signore, ma non è il nome di Dio. Questo però, cioè, si capisce, no? Io penso che sia sempre molto molto positivo il rapporto che noi dobbiamo avere con i nostri San Giovanni Paolo II, li chiamava fratelli maggiori ebrei. Io penso che debba essere un bel rapporto, cioè dobbiamo stimare quello che sono stati e quello che continuano ad essere, e dobbiamo elevare fervide preghiere e attenderli a braccia aperte. Sarà per loro anche una cosa meravigliosa, anche se allo stato attuale certamente non se ne rendono conto, no? Saranno le persone certamente più onorate, perché Gesù e la Madonna appartenevano a quel popolo, insomma, no? Quindi cioè, quasi suscitano un pochino di invidia, insomma, no? Perché sai, per dire, quello fa parte anche dello stesso popolo di nostro Signore, poi il popolo dell'antica alleanza che si riunisce in un solo popolo con quello della nostra, sarà una cosa meravigliosa. Tra le cose che io penso ancora oggi hanno da insegnarci è, almeno a livello liturgico, questo grandissimo senso di venerazione che ci hanno verso il nome stesso di Dio, che è un'educazione, no? Che dobbiamo darci. Nota assai opportunamente e acutamente il Catechismo della Chiesa Cattolica che da questo senso adorante nei confronti del nome di Dio sgorga immediatamente un'altra cosa, un altro grande aspetto oggi quasi completamente obsoleto e disperso. Il rispetto per il nome di Dio esprime quello dovuto al suo mistero e a tutta la realtà sacra, attenzione, da esso evocata, il senso del sacro. Cito il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi, dentro la riverenza verso il nome di Dio, nasce il senso del sacro. Che cos'è il senso del sacro? Cioè, di nuovo cito, il sentimento di timore e il sentimento del sacro sono sentimenti cristiani o no? Sto leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, 2144.
nessuno può ragionevolmente dubitarne. Sono parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, non mie. Sono i sentimenti che palpiterebbero in noi. Sto sempre leggendo. E con forte intensità, se avessimo la visione della maestà di Dio. Sono i sentimenti che proveremmo se ci rendessimo conto della sua presenza. E nella misura in cui crediamo che Dio è presente, noi dobbiamo avvertirli. E se non li avvertiamo, è perché non percepiamo, non crediamo che egli è presente. Cosa sta dicendo? È meraviglioso. La crisi grande che c'è oggi del senso del sacro, dov'è il senso del sacro oggi? Da cosa dipende? Dal fatto che non si crede realmente in Dio, né nella sua esistenza né nella sua presenza. Vogliamo fare un pochino di esempi? Pensiamo a come ci si comporta mediamente dentro le chiese, non parliamo poi delle chiese d'arte. Io adesso ne so qualcosa perché io sono parroco attualmente in una chiesa d'arte, quindi le vedo tante cose. Allora, cioè, si può ridurre una chiesa semplicemente a museo? Cioè, io ci entro per ammirare delle opere d'arte. E stop. E per il resto, comportandomi lì dentro, anzi, a volte con meno rispetto a un museo, perché se in un museo si comincia a parlare ad alta voce, io ci sono stato tante volte nei musei, vengono i custodi e dicono: per favore, abbassare il tono. Invece, in chiesa si può parlare ad alta voce tranquillamente, senza nessun problema, come se si fosse in un salotto, un museo salotto. Cioè, non voglio fare, ma cosa dice questo? Cosa dice? C'è la percezione della Chiesa come luogo sacro, il senso del sacro. Quella non è casa tua, quella è la casa di Dio. Il mondo di Dio in questa valle di lacrime sul pianeta Terra è caratterizzato dal silenzio. Silenzium. Il sacro silenzio lo chiamano bellissimi i libri liturgici della Chiesa. Chi può legge Prenotanda della nuova traduzione del Messale. Quanti momenti durante la celebrazione dovrebbero essere caratterizzati dall'osservanza delle pause piccolissime, medie o anche consistenti di sacro silenzio? Io credo che tutti quanti noi sacerdoti, ne ho parlato con qualche confratello, dovremmo metterci tutti seduti e leggere con attenzione quello che c'è scritto, perché tante lamentele circa la, come dire, a volte la trasandatezza, chiamiamo così, liturgica, potrebbero anche essere fondate, ma guardate che non sono fondate nei libri liturgici, dipendono semplicemente da, come dire, inadempienze, inadeguatezze di chi deve tradurre in atto delle norme che sono scritte, che vanno messe in pratica. Il senso del sacro, quindi il luogo sacro, ma vogliamo parlare delle persone sacre? Vogliamo partiamo dal più alto o partiamo dal più basso? D'accordo? Da chi vogliamo partire? Da parlare dei preti o da parlare del Papa? Ma non soltanto parlare male, ma proprio a volte in maniera, cioè, proprio grossolana. Allora, guardate che se io potessi dire una cosa, no? Cioè, allora, se si potesse scindere, diciamo così, Leonardo Pompei, così com'è al comune, da ciò che dal giorno del sacramento dell'ordine io sono diventato, guardate, io direi: per favore, dite tutto il male possibile e immaginabile, che tanto ne direste sempre troppo poco. Ma non si può scindere Leonardo Pompei dal don che gli sta davanti, che non è un titolo, è l'espressione di ciò che sono diventato, e che non è un lavoro, è una qualità intrinseca, proprio ormai impastata con la mia persona, e tale resterà per tutta l'eternità. In virtù dell'ordine sacro, e qui andiamo poi crescendo, cioè,
un essere umano, noi cattolici, almeno noi dovremmo crederci, però il problema è che molte volte, mi si perdoni, si vede anche da ambienti cattolici uscire di tutto e di più verso le persone che hanno l'ordine sacro. Io queste cose le devo dire, ma non le dico perché sono un prete pure io, ripeto, se io potessi dire ditemi tutto il male possibile e immaginabile, dandovi la soluzione da qualunque tipo di peccato, se il nostro Signore mi sottoscrivesse questa cosa, io direi subito, non lo faccio per me, non lo dico per me, ma per far capire, cioè, tu, se uno potesse vedere la dignità che un sacerdote ha in quanto sacerdote, a prescindere da quello che fa, gli prenderebbe un colpo. Se uno potesse vedere la dignità di un vescovo, quel vescovo ha la pienezza del sacerdozio, gli prenderebbero 30 colpi. Se uno potesse vedere la dignità che ha il sommo pontefice in quanto sommo pontefice, penso che morirebbe seduta stante. Cioè, questo è una cosa che prescinde dalle qualità soggettive, cioè la chiesa è un luogo sacro, la chiesa edificio, a prescindere, cioè, diceva, San Pietro, vabbè, San Pietro è stupenda, quindi a San Pietro stiamo zitti. Se invece andiamo ad una chiesetta costruita 20 anni fa in una periferia di una metropoli, di cemento armato, brutta quanto la fame che ti fa perdere la fede, ah vabbè, allora lì possiamo tranquillamente adattarla come... No, non si può fare, non si può fare perché... Il senso del sacro vale a San Pietro e vale alla piccola parrocchia di periferia costruita 20 anni fa in cemento armato, che io personalmente inorridisco, diciamo così, vedendo certe brutture, ma è stata consacrata, è una chiesa, c'è il tabernacolo, chiuso il discorso, finito. Cercheremo di abbellirla il più possibile, eventualmente, ma chiuso il discorso, finito. È un luogo sacro, d'accordo? Così come, attenzione, ci abbiamo davanti le persone sacre. Allora, siamo sicuri, perché, cioè, molte volte si criticano le persone sacre, per esempio, in nome di Dio, perché la persona sacra non farebbe bene il suo lavoro, non è un buon prete, non è un buon vescovo, non è un buon papa, non è un buon questo, un buon... quindi io in nome di Dio, perché, cioè, per difendere i suoi interessi, critico la persona sacra. Ma io dico, alla luce di questo, sono proprio sicuro che io sto agendo in nome di Dio, cioè che Dio mi sottoscrive questa cosa che sto facendo come giusta? Io queste cose le devo dire da sacerdote, poi ognuno interroghi la propria coscienza se vuole assumere certi stili e pensa che non ci sia niente di male, cioè qui non c'è nessuno che può fare lavaggi del cervello oppure imporre alcune cose, però queste cose stanno scritte, quindi è nostro dovere leggerle, pensarci, ecco, rifletterci sopra. Io le sto condividendo con chi ascolta queste parole. E poi agire di conseguenza. Quindi capiamo cosa ci stiamo giocando dietro il nome di Dio. Andiamo un pochino oltre. Un battezzato certamente non ha la dignità di un sacerdote, ma un battezzato ha la dignità di figlio di Dio. Figlio di Dio per adozione, non, cioè, anche noi se potessimo vedere che cos'è un battezzato e non fa niente se quello lì il battesimo se l'è messo sotto i piedi e vive come un neopagano, è sempre un battezzato. E andiamo un pochino più, un essere umano in quanto essere umano, quello già l'immagine di Dio, è un'anima creata dal Signore, c'ha un essere unico e irripetibile, vale tanto quanto il sangue di Cristo, è stato pensato da Dio fin dall'eternità, ma vedete che il punto di riferimento, cioè il termine primo da cui comprendo il valore di quella cosa è altissimo. Perché io non posso inquinare l'ambiente? Perché io devo stare attento a non vandalizzare, a non sprecare il cibo, a non maltrattare gli animali, a non inquinare, a non far surriscaldare, cioè, l'ambiente, tutto quello che vogliamo. Perché l'ambiente è stato creato dall'Altissimo. Io non posso distruggerlo, non solo perché rendo la vita impossibile a me e
e deturpo e ci sono delle conseguenze, come dire, dannose per noi. Ma perché facendo questo qui io faccio uno sfregio a chi l'ha fatto? Capite? Cioè, se uno ti fa un regalo e tu quel regalo lo prendi e lo sbatacchi, chi ti ha fatto il regalo, se vede che tu l'hai sbatacchiato, sicuramente ci resta male, non è contento. Proviamo a pensare se lo facessimo noi. Ma noi la creazione l'abbiamo ricevuta in dono, non è mica una cosa nostra. Certo, è un dono al nostro servizio, è un dono che il Signore ha fatto perché lo potessimo godere, ne potessimo usare, lo potessimo anche in un certo modo buono, chiaramente il termine non è un granché, però capiamo nel senso, sfruttare, d'accordo? Quindi non sfruttare in senso negativo, ma sfruttare in senso positivo, quindi trarne tutto il bene che c'ha, non mettercelo sotto i piedi, non infliggergli menomazioni, deturpazioni, non causare dolore inutile agli esseri innocenti, agli animali, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo sta dentro il secondo comandamento, come corollario. E tutto quanto parte dalla santità del nome di Dio. Allora, tutto ciò detto, e guardate che questo è importantissimo, e vorrei concludere, cioè, noi su questo, io credo, cioè, chi ascolta queste cose, chi legge il catechismo e le riconosce come vere, io vorrei pregarlo, vorrei supplicarlo, mi metto in ginocchio, per favore, d'accordo? Il Papa dice ogni tanto per favore, d'accordo? Vi dico, per favore, proviamo a dare buona testimonianza. Non assecondiamo questi stili, questi modi di fare che contraddicono questo. Cioè, il rispetto è questo, Io non mi posso permettere, non mi devo permettere, non soltanto di insultare o di usare malamente il nome dell'Altissimo, ma tutto ciò che ha un rapporto con lui, dal sacro in senso stretto, quindi la sua casa, i suoi ministri, i suoi figli di adozione, al sacro in senso ampio, perché tutto quanto il mondo parla di Dio, i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Io non mi posso permettere di fare altro se non guardarlo con rispetto, respicio in latino, cioè lo guardo due volte, lo guardo di nuovo, lo guardo con un occhio di ammirazione e con un occhio di compiacenza e niente di più. Allora, ciò detto, è chiaro che il secondo comandamento proibisce ogni abuso in senso formale del nome di Dio, cioè ogni uso sconveniente, non soltanto blasfemo, del nome di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine e di tutti i santi. E attenzione che la proibizione della bestemmia, la bestemmia in senso stretto, attenzione, la bestemmia in senso stretto, che cos'è? Non è soltanto le espressioni volgari e turpi nei confronti dell'Altissimo, no? Attenzione che poi sarà argomento di un'altra conversazione, ma la bestemmia c'ha dei parenti, d'accordo? Parenti certamente che non stanno allo stesso livello, ma c'ha dei parenti. Chi è il parente prossimo della bestemmia, il turpiloquio, il turpiloquio è l'humus dove la bestemmia nasce, d'accordo? Generalmente, perché una persona che è abituata già al turpiloquio, se gli prende un attacco di ira, non trova più soddisfazione nel dire qualche sfrondone, che tanto lo dice la mattina e la sera, quindi deve dire qualcosa di peggio, d'accordo? Quindi per avere soddisfazione, bestemmia, cioè queste sono cose che si sentono dire anche in certi ambienti, no? Cioè, sì, se ce l'ho proprio nero, ce l'ho proprio la, cioè, io per sfogarmi devo bestemmiare. Allora, la bestemmia non è solo questo, l'ingiuria rivolta al nome di Dio, che è prestare tra l'altro la bocca a Satana, d'accordo? Che
chi vomita bestemmie di questo genere sono Satana e tutti quanti gli amici suoi, d'accordo? Quindi chi fa questo, anche quando ci sono delle circostanze attenuanti, ricordo la conversazione che abbiamo fatto parlando del peccato mortale, veniale, grave, d'accordo? Quindi teniamolo sempre presente, questo deve guidarci tutto quanto l'iter dei comandamenti, eh? Quindi, anche se una persona non si rende conto, l'ambiente, la situazione, eccetera, eccetera, comunque è sempre un atto disdicevole. Allora, ma non è la bestemmia solo l'ingiuria rivolta a Dio, alla Madonna e ai santi, ma è anche il proferire contro Dio interiormente anche, non soltanto esteriormente, perché se uno le pensa chiaramente non, attenzione che qui ci sono le forme ossessive, ci sono delle forme che sono delle ossessioni, a volte anche di matrice non naturale, che sono le bestemmie mentali, una cosa di cui hanno sofferto anche i santi, insomma, no? Che uno si sente dentro la testa bestemmie, bestemmie, ma non le vuole dire, quindi questo non c'entra niente. Ma quando uno anche interiormente rivolge parole di odio, di rimprovero, di sfida o parla male di Dio, bestemmia. Sto di nuovo leggendo il Catechismo, siamo al 2148. Parole di odio, di rimprovero, di sfida o parlare male di Dio. Rimprovero, per esempio, no? Il rimprovero a Dio. Qual è un tipico rimprovero a Dio che gli rivolgono molte persone? Se Dio è buono, perché ha fatto questo? Perché ha permesso questo? Perché non ha impedito quest'altro? La canzone del perché, l'ultimo paragrafo dell'ottavo volume del Libro di Cielo, per chi conosce gli scritti sulla Divina Volontà. Bisogna andare a rileggere molto spesso la canzone del perché. La canzone del perché. Non si dice, non si chiede a Dio perché. Dio non deve dare motivazioni. Dio non può essere messo, come dire, in condizioni di doversi giustificare davanti a noi. Basta leggere il libro di Giobbe. Siamo noi che dobbiamo umiliarci davanti a Dio e adorarne i disegni perché abbiamo l'alto senso di riverenza dovuto nei suoi confronti. Cioè, nella mia mente non ci deve proprio entrare questo discorso. Se io ho un giusto senso di Dio, di chi lui è, della sua onnipotenza, della sua bontà e del suo amore, ma io non gli dirò mai perché hai fatto questo, perché hai permesso questo, perché non hai fatto quest'altro. Perché, cioè, io non lo capisco, io sono un povero essere umano, io sono un poretto, io sono un poraccio, ma Dio è colui che è, cioè Dio lo sa quello che fa, lo sa molto bene. Lo sa perché permette certe cose. In quante catechesi ho detto che se uno ci crede veramente a tutto questo, ma la pace non la perde mai, mai. San Giovanni Evangelista nel suo Vangelo, l'unico peccato grosso è non credere in Gesù, ma in questo senso, perché se tu ci credi sul serio, non ti passano manco per la mente queste cose qui. E dice il Catechismo, la proibizione della bestemmia, intesa in questo senso, si estende alle parole contro la Chiesa di Cristo. Si bestemmia anche parlando male della Chiesa. Sta scritto qui, non lo sto dicendo io, eh. Questo non è che Don Leonardo è troppo rigido, eh. Questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Numero 2148, la proibizione della bestemmia si estende alle parole contro la Chiesa di Cristo. I santi, le cose sacre. Quindi, ma i figli della Chiesa, a proposito, ma possono parlare male della Chiesa? Attenzione, astenersi dal parlare male non significa affatto
ignorare o peggio ancora negare che nella Chiesa tutti siamo bisognosi continuamente di conversione, tutti siamo bisognosi di purificazione e non tutti corrispondono adeguatamente alla chiamata universale alla santità che in quanto battezzati tutti ci abbiamo, a diverso titolo, certamente consacrati e ministri ancora a maggior titolo, come la legge della Chiesa dice. Ma, non, cioè, ma parlare male? No. Un figlio di Dio non parla male mai di nessuno. Capito che significa nessuno? Il parlare male ce lo dobbiamo togliere dalla bocca. Ecco il rispetto che parte da qui. Ma se tu parli male di Dio, ti metti a dire perché lui fa questo, non fa quest'altro, ah, parli male dei ministri di Dio, ah, guarda quello, questo di qua, questo di là, guarda che ha detto, guarda che ha fatto, guarda che... Quando tu non sai tante questioni, quando le autorità della Chiesa, lo dico da destinatario, perché io sono l'ultima ruota del carro, essendo sacerdote della cosiddetta gerarchia, ma ho imparato che quando c'è una disposizione, un provvedimento, noi non sappiamo cosa c'è dietro, quanto ci hanno riflettuto, quanto l'hanno ponderato, quanto ci hanno pregato sopra, e se dinanzi a certe situazioni si prendono delle scelte, non è compito mio mettermi a criticare, a giudicare, a dire, a rifare. Se noi cominciamo a smetterla di parlare male di Dio, delle cose sacre e delle persone sacre, forse arriveremo anche all'ultimo step di smetterla di parlare male di chiunque, compresi i governanti. Adesso, in questi giorni, siamo in sede di consultazioni. Io personalmente, opinione criticabilissima, non voglio imporre nulla a nessuno, ma dico queste cose come cose che oggi, almeno oggi, chi lo sa, poi in futuro potrei cambiare idea perché qui siamo tutti quanti in cammino. A me oggi non sembra una cosa fatta bene. È bene il parlare, dice San Paolo, che edifica, che costruisce, che provochi qualcosa di bene. È chiaro che in alcune circostanze straordinarie, ben circoscritte, quando c'è di mezzo qualche cosa di grosso, uno può essere costretto a dover per forza, diciamo così, denunciare qualcosa, ma un conto che uno questo lo fa come eccezione in presenza di cose gravi, un conto che questo diventa poi uno stile continuo di vita, un modus operandi quasi ininterrotto. La bestemmia, si legge nel Catechismo, che è contrario al rispetto dovuto a Dio e al suo santo nome, per sua natura è un peccato grave. Quindi facciamo un piccolo ripasso. Peccato grave che significa? Che la materia è sempre grave, quindi se lo commetti con piena avvertenza e deliberato consenso, ormai avremmo dovuto imparare, è un peccato mortale. Ok? Al di sotto della bestemmia ci sono quelle che si chiamano tecnicamente le imprecazioni, in cui viene inserito il nome di Dio senza intenzione di bestemmia. Sono una mancanza però di rispetto verso il Signore. Io non vorrei ripeterle perché anche se non sono espressioni blasfeme, però per esempio se nel intercalare, si cerchi di capire, no? Io vedo una cosa e dico, mamma mia, anziché dire mamma mia, potrei sostituire mamma mia con l'appellativo che si dà alla madre di Dio. Quindi non dire mamma mia, ma dire puntato.
non è un peccato mortale, qui non c'è scritto che sono cose intrinsecamente gravi, ma sono comunque mancanze di rispetto verso il Signore. Così come, cioè, un conto che uno nomina il nome di Dio per invocare, Signore mio, aiutami, o Signore, dammi una mano, insomma, va bene, quando c'è un'intenzione di invocazione, ma nell'intercalare, più si evita e meglio è. Il secondo comandamento proibisce anche l'uso magico del nome divino, dice, e anche stigmatizza come blasfemo ricorrere al nome di Dio per mascherare pratiche criminali, ridurre popoli in schiavitù, torturare o mettere a morte. Noi sappiamo nel corso della storia antica e recente quanti abusi sono stati fatti del nome di Dio, cioè cose fatte in nome di Dio pensando che Dio è con noi, che insomma. È tutto da dimostrare questo qui, cioè dire, lasciamo che sia lui, cioè, a dire che è con noi e ce lo dica in base alle buone opere che compiamo, ma sia lui a dirlo, non ce lo diciamo da soli, d'accordo? Alla Madonna gliel'ha detto l'Arcangelo Gabriele, il Signore è con te, d'accordo? E dire il Signore è con te è dire una cosa grande, quindi stiamo tranquilli, insomma, prima di dire il Signore, questa cosa è Dio la vuole, io faccio questa perché questa cosa Dio la vuole. Chi conosce chi parla sa bene che chi parla poveramente, miseramente, è un ricercatore della volontà di Dio perché sta imparando piano piano che la volontà di Dio è la pienezza della vita. Scusate, ma chi di noi può essere sicuro di stare facendo al 100% la volontà di Dio, specialmente quando uno poi si imbarca in tutta quanta una serie di operazioni che richiedono il compimento di una serie di atti, tutti quanti discutibili, e uno si blinda, ah, ma io questo lo devo fare, perché questa è la volontà di Dio. Sei sicuro? Non è che tu stai, come dire, coprendo con la presunta volontà di Dio una serie di cose che dovresti pensarci bene prima di farle, punto interrogativo. L'uso magico del nome di Dio. Chi pretende in qualche modo che Dio, l'ho detto recentemente nella catechesi di venerdì scorso, la falsa immagine di Dio che vede Dio come una sorta di stregone, cioè di quello che io lo invoco e mi deve risolvere il problema, come le formule magiche. Quindi c'è un'invocazione un po' particolare, e la faccio e prac, attraverso questa cosa mi si risolvono i problemi. Sembra grossolana a dirla, ma non lo è tanto. Anche Gesù durante la sua vita terrena ha dovuto combattere contro questa, siccome lui li guariva veramente i malati. Però c'era il pericolo che lo seguissero soltanto perché è venuto quello che ci guarisce le malattie, oppure che abbiamo fame e moltiplica i pani. Il Vangelo di San Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani che tutti cercano Gesù a un certo punto si volta e dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato i pani e vi siete saziati. Quindi Gesù ha sottolineato questa cosa. Anche quando lui ha fatto un miracolo, non lo ha fatto, come dire, per provocare un plebiscito di followers al seguito di colui che ci guarisce tutti quanti. Infatti non li ha guariti tutti quanti i malati, non tutti quelli che lui ha contattato sono stati guariti. Certo, la sua misericordia era immensa, la sua compassione era grandissima, tanti ne ha guariti, ma lui voleva sempre andare oltre, cioè ti tolgo la malattia del corpo, ma sappi che io ti posso togliere la schiavitù del peccato, sappi che più gravi delle malattie del corpo sono quelle dell'anima e io per quelle sono venuto principalmente. Ecco. Quindi le imprecazioni stiamo parlando, stiamo dicendo, quindi l'intercalare, l'uso del nome di Dio. Sembra inutile dire, ma c'è un vecchio proverbio che ci raccontavano le nostre nonne. Dice: scherza con i fanti e lascia stare i santi, cioè trasformare Dio in barzelletta
La Madonna in barzelletta o un santo in barzelletta non è una cosa da farsi, non è una cosa buona. È un'irriverenza nei confronti, cioè, sicuramente, come dire, non possiamo fare della fede una cosa seriosa o macroscopicamente altera, d'accordo? Però non possiamo neanche ridurre le cose sacre o le persone sacre a barzellette. Questo non va bene. Un altro aspetto del secondo comandamento è la proibizione del falso giuramento e invece l'obbligo di dare adempimento alle promesse o ai voti o ai giuramenti fatti in nome di Dio. Allora, numero uno, qui qualcuno potrebbe obiettare, no? Dice, ma Gesù nel Vangelo ha detto di non giurare affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei piedi. E seguendo San Paolo, si legge nel Catechismo, la tradizione della Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non si oppone al giuramento, ma si oppone al giuramento fatto per futili motivi o per motivi di poco conto. Questo lo spiegò bene a suo tempo anche nella Summa San Tommaso d'Aquino. Quindi il giuramento è lecito allorché venga fatto per motivi gravi e giusti. E a testimonianza evidentemente della verità. Evidentemente la santità del nome divino, che osa subito il testo, esige che non si faccia ricorso adesso per cose futili. O che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui esso potrebbe essere interpretato come un'approvazione del potere da cui ingiustamente viene richiesto. Quindi non si giura se il giuramento viene richiesto da un potere illegittimo, né tanto mai, anzi, quindi quando il giuramento è esigito da autorità legittime può essere rifiutato, ma deve esserlo. Quindi ci si deve rifiutare di giurare quando dovesse essere richiesto per fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale. Evidentemente un giuramento che avesse un oggetto di questo genere, quindi impegnarsi cioè con giuramento a compiere un'opera cattiva, oltre che essere esso stesso un peccato, perché contrario alla santità del nome divino, evidentemente non comporterebbe alcun obbligo da parte di chi lo avesse formulato. Quindi lo spergiuro anche qui, quindi il giurare il falso oppure non adempiere un'obbligazione che ci sia assunta giurando, costituisce una grave, di nuovo, mancanza di rispetto verso il Signore di ogni parola. Perché si ha un giuramento quando si chiama Dio a testimone della verità di quello che si dice, o a garante che io farò quello con cui mi impegno con giuramento. E noi non possiamo né chiamare Dio come garante di una promessa del marinaio. Non si può fare questo qui, d'accordo? Non si può e non si deve fare. E questa non è una mancanza lieve, ma una mancanza grave. Anche in questo, così come nel parlare di Dio ci vuole sempre una grandissima discrezione e moderazione, nel ricorso al giuramento ci vuole lo stesso discrezione e moderazione, ci devono essere motivi gravi e prima di farlo ci devo pensare perché una volta che l'ho fatto poi me ne devo assumere le conseguenze. I voti sono le promesse fatte a Dio. I voti ordinariamente, prima di farli bisogna pensarci molto, cioè la mia esperienza mi insegna pastorale che molte persone fanno sconsideratamente dei veri e propri voti, perché se tu, il voto è una promessa fatta a Dio, per cui se tu dici a Dio io ti prometto che farò questo, intendendo con prometto, la promessa non è un proposito, la promessa è dare la parola, cioè se io
prometto che vengo a casa tua domani, io a casa tua domani ci devo andare. D'accordo? Se io prometto a Dio che farò questo sacrificio, che farò questa mortificazione, che farò questa penitenza, che farò questa elemosina, poi la devo fare. Se si fanno promesse sconsiderate, io ti prometto che per tutta la vita non farò questa cosa, non mangerò questa cosa, non mangerò quest'altra cosa, cioè queste non si fanno in maniera sconsiderata. Perché nella Sacra Scrittura si legge: fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Se uno facesse un voto sconsiderato, e attenzione, per fare un voto non c'è bisogno di dire io ti faccio voto, perché il voto è una promessa fatta a Dio. Quindi se uno, cioè uno fa di fatto un voto, se nell'intenzione intende formulare una promessa, quindi impegnarsi seriamente ad una certa cosa. Ad onore del vero, il voto è dispensabile dall'autorità canonica, come tutti quanti i voti, no? Noi sappiamo che, per esempio, se una persona entra in convento, a un certo punto si dovesse accorgere di Dio non voglia, entra in crisi, che non è la vita fatta apposta per lui, può chiedere ordinariamente al Papa, insomma, oppure se è un istituto di diritto diocesano, al Vescovo, di essere dispensato dai voti e quindi di uscire, però non può uscire fino a quando non abbia ottenuto la dispensa. Così anche da un voto privato, anche il parroco può dispensare, il parroco o il vescovo, un fedele. Però i voti non si fanno per essere dispensati, cioè una persona che diventa frate o suora non deve diventarci a cuor leggero, infatti fa un iter di preparazione, perché una volta che tu hai fatto il voto, tu poi il voto lo devi rispettare. Allora io, tanti anni fa, ebbi un molto saggio direttore spirituale che mi diceva sempre: non fare voti, fai propositi. Anche il proposito non va fatto così, perché se io faccio un proposito davanti a Dio, non è che lo faccio e 5 minuti dopo me lo sono già dimenticato. Quindi mi impegno ad una determinata cosa, ma mentre il proposito, se tu lo disattendi, compi un'imperfezione, se tu non adempi un voto, compi un peccato. È un peccato che poi, peccato mortale, peccato veniale, che dipende da tante circostanze, insomma, no? Però non lo fare, ecco, non lo fare, non ti andare a complicare la coscienza. Ci sono anche alcune cose che non si possono fare. Immaginate una persona che vive nel mondo, è sposata, si mette e dice: va a fare un voto che io non tocco più un goccio d'alcolico per tutta la vita. Se è stato sempre astemio, per carità, lo sanno tutti, ma immaginate, no? Tutti quanti i compleanni di figli, nipoti, pronipote, stappano lo spumante, ti mettono lo spumante, no, 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 in perpetuo. Cioè, in quaresima, d'accordo, se vuoi astenerti da dagli alcolici, da tastieni, ma fare una cosa del genere a vita, come voto, cioè, potrebbe essere una cosa imprudente. Magari nel tuo cuore, se tu dici voglio offrire questo sacrificio al Signore, allora tu lo vivi così, fai un proposito a Dio, direi tutte quante le volte che non me lo mettono, io non lo bevo, non me lo vado a cercare, ma se capita la circostanza in cui per ragioni, insomma, di vivere bene, insomma, di stare, di non creare problemi, di non apparire singolare, devo bere un goccetto di spumante, lo bevo senza. Capiamo un pochino il senso anche di queste cose, no? Ecco, l'ultima cosa, ecco, che l'ho già approfondita, che il Catechismo richiama, è il nome cristiano, terzo titolo, terzo paragrafo. Cioè, la sacralità in senso stretto, tocca anche le persone che hanno ricevuto il battesimo. E il nome del battesimo è una cosa importante. C'è scritto qui, lo leggo: i genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano. Vi dico, la mia esperienza di parroco oggi non è infrequente di trovare nomi
di cristiano non c'hanno più niente. Allora, in quel caso, è preferibile o è consigliabile magari aggiungere un secondo nome di battesimo di un santo o del nome della Madonna. Ecco, Dio chiama ciascuno per nome, il nome di ogni uomo è sacro, è l'icona della persona e esige il rispetto come segno della dignità di colui che lo porta. E addirittura conclude facendo riferimento a quel nome nuovo che nessuno conosce fuori di chi lo riceve, di cui parla il libro dell'Apocalisse, che conosceremo soltanto in paradiso. Quindi, mi raccomando, questa è un pochino una sintesi, ce l'abbiamo fatta con una puntata, adesso andiamo a concludere. Solo una piccola postilla, attenzione sempre a non fraintendere le cose che dico. E fare voti a Dio è una cosa buona, d'accordo? Ecco, purché si tratti di voti possibili, circoscritti, e che poi una volta che uno li ha fatti, si impegni a farli. D'accordo? Io conosco persone che hanno ricevuto, hanno per esempio chiesto, Signore mio, se mi fai questa grazia, io ti prometto che ogni anno andrò in visita al santuario X. E conosco, d'accordo? Persone che vanno tutti gli anni a Lourdes, persone che vanno tutti gli anni a Cascia, che hanno ricevuto le grazie da Santa Rita. Solo che se fai questa cosa, poi lo devi, poi ci devi andare. D'accordo? Quindi i voti non si fanno a cuor leggero e non si fanno in maniera imprudente o sconsiderata. D'accordo? Quindi è meglio, quando si tratta di cose eccessivamente impegnative, fare un proposito, o quantomeno, per chi ha il confessore o il direttore spirituale, chiedere consiglio. D'accordo? Chiedere consiglio se è il caso di imbarcarsi in un'impresa che potrebbe essere poi troppo impegnativo. Bene, siamo riusciti a esaurire il secondo comandamento, sperando di aver fatto un buon servizio dall'acquisizione della sacralità e del rispetto dovuto a Dio. Questo è un pochino quello che ci portiamo dietro. Dipende tutto, perché dipende il senso del sacro, il rispetto delle cose sacre, il rispetto delle persone sacre, il rispetto della persona in quanto sacra, e il rispetto di tutto il creato in quanto sacro, perché fatto e uscito dalle mani di Dio. Ci vediamo se di nuovo alla prossima puntata. Sia sempre tutto a gloria di Dio e che Lui vi benedica.